Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Cominciamo quest'oggi con la sanità e in particolare con l'argomento relativo al trasporto dei soggetti più fragili su cui l'Assemblea regionale ha trovato l'unanimità a proposito dell'ultima proposta in merito. Approvata dall'Aula all'unanimità la risoluzione che chiede di rivedere al termine del percorso di sperimentazione i criteri relativi al trasporto di soggetti con fragilità socio-economica, rivolgendo particolare attenzione a quelli affetti da patologie oncologiche. Consiglio regionale unito anche nel voto alla mozione che impegna la Giunta Toscana ad attivarsi nei confronti del Governo affinché vengano incrementate le risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza indirizzato alle disabilità gravissime e al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, così da soddisfare le domande idonee sul territorio e promuovere un percorso di presa in carico globale incentrato sulla persona e sui familiari. Noi abbiamo chiesto una mozione ormai diversi mesi fa che la Giunta modificasse una scelta per certi versi scellerata, ovvero quella di introdurre, dopo che fino a ottobre 2022 il trasporto sanitario in questa regione era sostanzialmente gratuita, invece dei criteri molto stringenti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista procedimentale. Addirittura si doveva certificare la mancanza del trasporto pubblico oppure piuttosto la mancanza di un parente che entro 50 km da casa ti potesse venire a prendere e portare a fare le chemio o la radioterapia, quando si sa che queste terapie hanno naturalmente effetti molto negativi sulle persone e su persone che anche psicologicamente e fisicamente sono già provate. Quindi abbiamo presentato questa mozione, è stata radicata in terza commissione e all'interno della terza commissione è nata una discussione fatta di audizioni e di un confronto serrato sia su questi criteri sia sulla possibilità di includere anche altri soggetti all'interno del trasporto sanitario, in modo particolare anche le persone con disabilità, perché nel frattempo gli uffici, dopo la riforma della giunta dell'ottobre scorso, avevano scritto anche all'associazione del volontariato anticipando che i nuovi criteri sarebbero stati applicati anche per le persone disabili, ovvero si passava da una sostanziale gratuità per tutti a pagare praticamente tutti, salvo coloro che avevano un ISEE inferiore a 9.000 euro, il che evidentemente parlava da solo. È diverso da dire quello che abbiamo accettato e che è stato votato dalla soluzione del problema. Ora vedremo, ci saranno degli step di verifica di quanto è stato fatto e detto. Certo è che al di là del problema economico e quindi di andare incontro a coloro che in qualche modo hanno difficoltà economiche, il problema è gente che può avere difficoltà economiche ma soprattutto che sta male, cioè gli oncologici è ovvio che devono avere una priorità al di là di quella che è la loro situazione economica e dovrebbero essere privilegiati e comunque dovrebbero avere una via preferenziale. Consiglio regionale che si è espresso anche su un altro argomento molto importante, quello del salario minimo, con l'approvazione in aula di due diverse mozioni. Vediamo. La Giunta Toscana dovrà impegnarsi per sostenere la proposta di legge nazionale per l'introduzione del salario minimo. E quanto chiedono due diverse mozioni, una presentata da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle e l'altra con prima firmataria Ilaria Bugetti del Partito Democratico, approvate a maggioranza dall'Aula di Palazzo del Pegaso. Da qui la richiesta alla Regione di adoperarsi presso il Governo affinché vada avanti l'iter della proposta di legge, istituendo anche una commissione apposita che periodicamente proponga l'aggiornamento dell'entità del salario minimo orario. La nostra partiva dalla richiesta al governo affinché non venisse soppresso, perché c'è stato un emendamento a luglio scorso che in commissione parlamentare, commissione lavoro, chiedeva la soppressione dell'articolo 1, quindi di fatto quella sul salario minimo. E noi abbiamo fatto questa impegnativa alla Giunta affinché in conferenza Stato-Regioni e al governo chiedesse di non sopprimere l'articolo 1. Per noi è una battaglia importante perché già in Regione Toscana nel febbraio scorso abbiamo approvato una legge che riguarda gli appalti pubblici
della Regione Toscana, ma anche degli enti collegati, quindi Estar, parchi regionali, che prevedesse il salario giusto ed attuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle aziende che partecipano ai bandi della Regione Toscana ci fosse un equo reddito dei propri dipendenti. Quindi questo ci sembrava il primo passo, ancora oggi unica regione in Italia aver fatto questo passo, che era un'indicazione per le linee guida alla giunta regionale. Detto questo, il lavoro nostro si ferma per competenza a quel livello e abbiamo chiesto che al governo facessero un passo in più. Il PD in questo momento si sta mobilitando, non solo il PD ma con altre forze politiche, e quindi ci sembrava giusto, con quelle forze politiche che stanno condividendo questa battaglia, di affiancare questo lavoro che stanno facendo in Parlamento. È un segnale di dignità, anche perché la Germania ha innalzato la soglia del lavoro minimo a 12 euro, ma è previsto anche che venga innalzato, parametrato a quello che era il paniere d'acquisto dei cittadini in un momento così difficile di inflazione. Quella è la base minima di partenza, che non va a tancare poi i redditi, i lavori più alti, che sono poi oggetto di altre contrattazioni collettive. Quindi questo riguarda i precari, le persone in difficoltà e lo sfruttamento del lavoro, ma anche contratti pirata. Quindi c'è tutto un tema grande che noi riteniamo dignitoso ed è una delle nostre battaglie principali. Questa mozione risale al 2022, da quando abbiamo iniziato a intraprendere questa battaglia per il salario minimo orario, che oggi appare sempre di più come una battaglia di civiltà per tutti quei lavoratori poveri, con delle soglie di reddito che arrivano a 3 euro all'ora e quindi con delle cifre che non permettono neanche di sopravvivere al rincaro delle bollette, degli alimenti, di tutto quello che è il costo della vita. E ci ha colpito veramente vedere le destre che non hanno votato o hanno votato contro a quello che è davvero un andare incontro alle tante famiglie che in questo momento non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Si parla di 3,6 milioni di lavoratori in Italia, in Toscana molti di essi sono persone che lavorano nel mondo, nel settore del turismo, come è stato identificato da IRPET, ma ci sono anche tantissimi giovani, ci sono tantissime donne e spesso delle famiglie con un solo genitore. Quindi questo riuscire ad approvare il salario minimo orario significherebbe per tutte queste persone una boccata d'ossigeno e soprattutto veder riconosciuto il diritto costituzionale del primo articolo della Costituzione, del numero 36, che dice che al lavoro il lavoro deve essere retribuito con un'adeguata quantità di denaro per l'impegno che la persona ci mette. Questa è una battaglia che va a tutela della qualità della vita delle persone, non soltanto, ma anche della dignità del tempo e della vita di tutte le persone. E dall'aula di Palazzo del Pegaso è arrivato anche l'ok ad una maggiore formazione per quanto riguarda il mondo dell'artigianato artistico in Toscana. Attivarsi nei confronti del governo affinché tra le aree tecnologiche definite dalla legge sull'istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore ne sia individuata una specifica relativa all'artigianato artistico. È quanto chiede alla Giunta la mozione presentata dal Partito Democratico, con prima firmataria Valentina Mercanti, e approvata a maggioranza dal Consiglio regionale, con 17 voti favorevoli di PD e Italia Viva e 13 astenuti di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Crediamo che l'artigianato artistico debba essere assolutamente valorizzato in tutti i settori del nostro Paese, anche su quello della formazione. Oggi un artigiano deve avere competenze diverse, non solo tecniche, ma deve essere in grado, purtroppo, dico purtroppo perché il carico di lavoro ovviamente aumenta, però per essere competitivi c'è bisogno di tante competenze che gli ITS riescano a dare. Che gli ITS funzionano lo vediamo dall'indice di occupabilità, che è oltre il 95%, e quindi vogliamo che anche l'artigianato artistico a tutti gli effetti diventi un settore a sé stante per la sua valorizzazione. Troppo spesso lo inquadriamo nella cultura, parliamo di bellezza perché l'artigianato artistico è bellezza, ma non ci dobbiamo dimenticare mai che a tutti gli effetti è una classe produttiva del nostro Paese. Per la Toscana è un settore assolutamente strategico, perché grazie all'artigiano e all'artigianato artistico, alle nostre botteghe, se la Toscana oggi può essere una delle regioni più belle del mondo. Noi su questo dobbiamo fare di tutto e di più per poterlo valorizzare, stare a fianco dei nostri artigiani, stare a fianco delle nostre botteghe, con contributi sì, ma anche con una formazione specifica che sia di multilivello e che riguardi più settori possibili. La nostra astensione nasce dal fatto che in realtà la mozione chiede un qualcosa che già esiste. Il governo nazionale nel 2023
ha rivisto la legge sugli ETS, ha ampliato le aree degli ETS portandole da 6 a 10, quindi gli ambiti dentro i quali si possono formare persone ad un livello di istruzione che sia un'istruzione anche pratica. E quella dell'artigianato artistico, che per la Toscana è una risorsa enorme, già sta all'interno dell'area del turismo. Se poi vogliamo creare un'ulteriore area, è quella che abbiamo chiesto in aula alla maggioranza, se poi vogliamo creare un'ulteriore area dedicata esclusivamente all'artigianato artistico per dare ancora più valore a questa risorsa fondamentale per la nostra regione, noi siamo disponibili. A noi fa piacere, se vogliamo chiedere al governo di creare l'undicesima area, quindi un'area tutta dedicata all'artigianato artistico, per noi va bene, ma esiste un percorso legislativo già tracciato dalle leggi nazionali, peraltro la legge nazionale fatta dal governo precedente a questo, che crea un organismo nazionale nel quale la Regione Toscana siede, fa parte, che decide e stabilisce i cambiamenti da fare a queste aree. Parliamo ora del fondo Oriana Fallaci del Consiglio regionale, che grazie ad un volume presentato proprio in Palazzo del Pegaso adesso è sempre più accessibile al pubblico. Il fondo Oriana Fallaci del Consiglio regionale, archivio ricchissimo tra i tre più importanti al mondo, già disponibile al pubblico dal 2019, diventa ora pienamente accessibile grazie al volume Il cuore in Toscana, presentato nella Biblioteca Pietro Leopoldo. L'opera è frutto del lavoro durato quasi 4 anni che archivio e biblioteca del Consiglio hanno portato avanti insieme per inventariare, catalogare, descrivere e riordinare quasi 2000 documenti che costituiscono il fondo, accompagnando il pubblico nella scoperta di dimensioni meno note della personalità della giornalista e scrittrice fiorentina. L'archivio rappresenta un passo fondamentale proprio per mettere a disposizione il lavoro di Oriana e anche in un certo senso parte della sua vita, perché gli oggetti contenuti nel fondo, i suoi scritti personali, le lettere sono evocativi e servono molto a capire come questa donna non solo lavorava ma anche come ragionava e come era fatta, quanto era legata alla sua famiglia e a questa città naturalmente. E poi finalmente è un modo di lavorare snello e a disposizione di tutti. Una ricchezza documentale straordinaria, perché si aggiunge al lavoro già fatto da Monsignor Fisichella, le donazioni di Oriana a Monsignor Fisichella e poi i fondi e le carte che ha Rizzoli, per Rizzoli Oriana ha scritto costantemente per una vita intera. Però c'è un tassello toscano a questo punto importante. Perché? Perché Oriana sta a Firenze come Henry Ford sta a Detroit. Senza Detroit non c'è la Ford, senza Firenze non ci sarebbe stata questa Oriana, quindi avere il fondo in Consiglio regionale è la cosa giusta. Chiudiamo con le tradizioni toscane, in particolare ci occupiamo della Fiera alla Pieve, che torna con un nuovo appuntamento a Sinalunga nel Senese, la presentazione proprio in Consiglio regionale, in Palazzo del Pegaso. A Sinalunga torna l'appuntamento con la Fiera alla Pieve, manifestazione con una tradizione ultracentenaria che si perde nel tempo e che quest'anno verrà inaugurata sabato 30 settembre. La festa andrà avanti fino al 3 ottobre per poi riprendere nel fine settimana del 7 e 8 ottobre. L'evento, che anima l'intero territorio della Valdichiana senese, è stato presentato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Un evento centenario che valorizza un territorio importante ma che anche una festa per la Toscana. Si parla della nostra storia, si parla delle nostre tradizioni, si parte dalla fatica nel lavoro dei campi per arrivare a messaggi più vicini a noi oggi, alla necessità di valorizzare la filiera corta, alla necessità di investire in agricoltura di prossimità. Ecco, questo è un momento in cui si parla del nostro passato, ma si parla anche del nostro futuro, si mantiene insieme le tradizioni con le innovazioni e si fa a Sinalunga uno dei borghi più belli della nostra regione.
Questi dunque erano tutti gli argomenti principali di questa puntata della Voce del Consiglio. L'appuntamento ovviamente tornerà su RTV 38 la prossima settimana. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento sulla nostra emittente. Arrivederci.